pieno di mameli, tricolori sventolati dai bambini al passaggio del corteo, scene che in queste ore si stanno ripetendo in tutti i comuni italiani a ricordo dell'unità nazionale e dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Gesti simbolici per riattualizzare un passato neanche troppo lontano dal quale l'Italia e l'Europa sono uscite tramite un processo di abbattimento delle barriere. Ascalea, città che più di altre in questo momento ha bisogno di sentirsi unita, oltre alle forze armate, al viceprefetto Massimo Mariani, in rappresentanza del Consiglio Comunale, hanno partecipato le associazioni di volontariato, le scuole e semplici cittadini. Penso che sia un momento importante non solo per Scalea ma per il nostro paese, un momento di riflessione. Sono contento, ci sono molti ragazzi, molti bambini, quindi penso che sia un modo anche per stare insieme, no? In queste manifestazioni siamo soprattutto a questo, credo, a recuperare, a ritrovare il bello dello stare insieme, cosa di cui credo Scalea, ma del resto anche il resto del nostro paese, ha certamente bisogno. Il messaggio evangelico è stato improntato proprio sulla coesione, sul sacrificio e sull'accettazione di ogni diversità. Credo che sia un messaggio di coesione che sia importante. Noi viviamo un momento difficile e quando parlo di momento difficile non mi riferisco ovviamente solamente a Scalea, che è stata investita da ben noti avvenimenti, ma un momento difficile per tutto il paese. Credo che se ne possa uscire con l'unità, quindi ricordiamo in questo giorno l'unità d'Italia, ricordiamo i sacrifici che si sono fatti per arrivare a questa unità. L'importante è non dimenticare quello che è costata, il che naturalmente fa sì che anche i giovani possano percepire questo valore, insomma. È un messaggio di speranza, direi soprattutto, ne abbiamo molto bisogno in generale e anche qui in particolare.